Siamo con Ivano Nuti, presidente delle Volpi Rosse Menarini. Buongiorno. Siamo qui a scoprire un po' la realtà appunto delle Volpi Rosse. Oh, presidente, prima domanda, mi chiedo quando lei sogna ad occhi aperti, visto che il progetto è nato nel 2005, sono più di 10 anni, e che obiettivi si prefigge per il futuro? Ma guarda, grossi obiettivi non ne abbiamo mai avuti e vogliamo seguitare a non averli. Quello che vogliamo avere è la continuità. La continuità che ci dice che abbiamo iniziato con un ragazzino, un bambino in palestra, adesso abbiamo circa 20 ragazzi giovani e circa 16 adulti. Facciamo 2 campionati nazionali e questo è già bello. Vediamo, continuità e avere sempre più persone intorno che vengano a fare un bel applauso ai ragazzi e ci danno solidarietà nel nostro lavoro. Visto che ha parlato di continuità e quindi di futuro, le chiedo quanto vede lontana la realizzazione di un campionato con categorie a 20 squadre, ad esempio, quindi molte grandi città con una propria squadra, e quanto può essere lontana una copertura mediatica del basket in carrozzina? Allora, la copertura mediatica è impegnativa. Perché? Perché quello che possiamo fare a livello nazionale sono campionati nazionali, quindi diventa a livello locale difficile da avere, come dire, tanto movimento da poter interessare a livello mediatico, insomma, avere un risultato che faccia un po' di scalpore. Le squadre, il problema del basket in carrozzina è che sicuramente è uno sport meraviglioso in cui si perdono gli ausili per avere degli attrezzi tecnici, si scordano le diverse abilità o l'handicap di chiunque e si gioca a tutto campo con aggressività, con forza, con vigore, con tutto quello che è necessario per avere un agonismo puro. Il problema è che riuscire ad avere tanti atleti non è facile. Non è facile perché intanto è uno sport che prevede un handicap motorio, handicap cognitivo esclusi per la parte ludica dei bambini, diventa molto difficile, diventa impegnativo, non è possibile. L'altra è che è uno sport comunque costoso, è uno sport che prevede una continua terapia fisica, continuamente attrezzi che costano dei soldi, e quindi sarebbe un sogno molto bello. Quello che stiamo cercando di fare, anche in collaborazione con il CIP, se ci riuscirà, è costruire un'altra squadra, che non sia Volpi Rosse, chiaramente, in Toscana. E per far questo noi lavoriamo nelle scuole, con un progetto che è oltre l'ostacolo, riusciamo a costruire dei piccoli tornei integrati fra i ragazzi delle scuole. E quest'anno stiamo lavorando a Pontedera per avvicinarci verso la zona di Livorno, che potrebbe essere una sede, non dico ideale perché va bene ovunque, però una sede buona per costruire un'altra squadra sarebbe già un successo. Ci sono regioni in cui, tipo il Veneto, esistono già diverse squadre. La Toscana è un po' indietro, noi siamo stati i primi nel 2005 e abbiamo fatto dei passi da gigante. Siamo forti. Stando a quanto dice lei, mi viene da chiedere quali sono concretamente le difficoltà che ha un atleta in carrozzina appena si approccia allo sport. Allora, la difficoltà dell'atleta in carrozzina, secondo la nostra e la mia esperienza, è quella di accettare se stesso come atleta a tutto tondo. Quello su cui noi lavoriamo mentre stiamo in palestra è sull'autonomia di questi atleti, l'autonomia come persona. Cioè, l'importante è che la persona che ha subito un trauma, che ha un problema del genere, riesca a mettere al centro della propria vita di nuovo se stesso e si accetti fra gli altri con i limiti suoi, come ognuno di noi, perché ognuno di noi ha dei limiti. I suoi per alcune cose possono essere maggiori, per altri assolutamente no.
e deve solamente rapportarsi a questo. È un'operazione difficile perché per tutti il trauma è qualcosa che lascia dei blocchi, che lascia una problematica da affrontare, ma per questo lo sport, il basket, che fa vedere la forza, che mette l'astuzia, l'intelligenza e tutto l'agonismo a tutto tondo, credo sia una terapia meravigliosa. È anche una scuola di vita. Le faccio questo giochino, allora, quanto ha da insegnare un atleta in carrozzina, un normodotato e viceversa, quanto cosa un normodotato può insegnare a un atleta in carrozzina? Beh, allora, spontaneamente, per quanto io amo lo sport e per quello che è il mio lavoro, mi viene di dire che ambedue hanno da insegnare le stesse cose. Senz'altro l'atleta in carrozzina può mostrare all'atleta in piedi la resilienza forte che può avere, cioè questa grossa rinascita, ricrescita sulle proprie capacità residue per diventare un atleta formidabile, perché ci sono degli atleti formidabili. Se chi ascolta adesso verrà a seguire qualche partita si potrà rendere conto della forza di queste persone. Però alla fine gli atleti sono atleti, la mentalità è quella, la voglia di vincere, la voglia di gratificazione è quella, l'accettare la sconfitta è quella, è lo sport, il gruppo, l'amico è quello. Sono poi le caratteristiche di ogni tipo di atleta. Chiudo con una domanda sul lato prettamente sportivo. Ci sono adesso le giovanili delle Volpi Rosse che hanno appena chiuso il girone d'andata con ottimi risultati, primi a pari punti con Bologna. Progetti imminenti per il futuro sul lato sportivo? Allora, noi siamo felicissimi e per questo io ringrazio tutti i ragazzi, ringrazio il nostro main sponsor, la Menarini Farmaceutica, perché loro ci danno un grande supporto, ringrazio tutti gli addetti ai lavori perché pian piano siamo arrivati finalmente per il primo anno al giro di boa del campionato nazionale giovanile per primi. Ci fa quasi un po' di vertigine questa posizione, perché fino a non più di 2 anni fa perdevamo da tutti. Anno abbiamo fatto un ottimo risultato, quest'anno staremo a vedere. Posso annunciare in via ufficiosa, perché ancora non c'è la delibera, però è un'informazione direi quasi certa, che organizzeremo le Final Four, alle quali io spero, con tutte le scaramanzie dello sportivo che ci vogliono, ognuno faccia le sue, di essere presente con le Volpi Rosse Menarini, e le organizzeremo insieme al Pistoia Basket, al Pala Carrara, palazzetto importante, per cui vorremmo senz'altro ben figurare, questo di sicuro. L'altra cosa che posso dire, noi siamo qua al Pala Valenti, giochiamo e siamo aperti a chiunque nel mondo del basket voglia intraprendere un qualsiasi tipo di aiuto, di convivenza, perché poi alla fine il basket è uno sport meraviglioso che ci unisce tutti. Perfetto, io la ringrazio per la disponibilità e spero che attraverso il blog riusciremo a dare l'ufficialità appunto dell'organizzazione delle Final Four. Io ringrazio voi, ringrazio il blog che vi siete fatti avanti voi da noi, e noi ci sentiamo onorati di questa cosa. Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, sempre, sempre presenti.